Caro Fulvio, oggi ci fa una cosa che a me fa impazzire, cioè fa... Adesso però prima devo fare gli auguri, sì, perché dopo io arrivo qui, sono presa dalla ricetta, invece il nostro calendario è importante. Perché oggi compiono gli anni il mio adorato Signore degli Anelli, Yuri Checchi, a cui mando un grandissimo abbraccio, e poi Fabio De Luigi e Gianmarco Tognazzi, faccia amatissime nel nostro cinema. Quindi auguri anche a Fabio De Luigi e a Gianmarco Tognazzi, auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Esatto. Oggi noi prendiamo che cosa? Un pane svuota sacchetti. Esatto. Cioè, spiegalo tu. Cioè, noi ci ritroviamo a casa spesso con degli avanzi di farina e non sappiamo mai quali sono le regole per riuscire a mischiare queste farine a casa, qualsiasi farina noi abbiamo, e riuscire a fare un buon pane a casa. Quindi io oggi ho portato una ricetta dove ho portato le farine che quasi tutti abbiamo a casa. Quindi abbiamo sempre a casa una farina per torte, quindi quelle farine deboli. Tipo farina zero. La tipo zero, quella classica per torte. Abbiamo sempre, quasi sempre, la classica farina che chiamiamo manitoba, quindi una quella farina di rinforzo, forte. Eccetera. E poi la abbiamo semola. La semola di grano duro, oppure anche delle altre farine. Oggi usiamo la semola, ma dopo ti spiegherò bene, la semola potrebbe essere anche sostituita con altre tipologie quindi di farine. Quindi avanzi di farine, possiamo fare un pane. Esatto, adesso io peserò dopo queste farine. Ecco, è importante il peso però, no? È fondamentale il peso per andare a bilanciare le farine diverse. Ogni farina ha delle caratteristiche diverse, che ti spiegherò, e quindi bisogna sapere le caratteristiche delle farine per andarle a mischiare. No, questo per dire che non è che prendete tutte le farine, esatto, che trovate in giro, le buttate dentro e fate il pane. No, cioè sì, nel senso che prendiamo le varie farine, però devono essere pesate in un modo che adesso vi insegneremo. Con delle regole, esatto. Con delle regole. E poi gli altri ingredienti sono molto semplici, quindi queste tre farine, poi andiamo a mettere per un chilo di farina 650 grammi di acqua, 5 grammi di lievito fresco di birra e 20 grammi di sale. Complimenti per quella bilancia antica, bella che questa, è bellissima. Questa è veramente bella, sì, bella, bella. Questa bella. Mi serve per pesare tutti i nostri... le vostre farine. Esatto. Senti, adesso io ti saluto perché andiamo a fare il bonsai, vero? No, perché manca niente, sì, cioè ormai sì, è sì. oggi... No. I Flintstone, adorati Flintstone. Allora, eccomi qua. Allora, Anto. Allora, abbiamo detto che facciamo il pane svuota sacchetti. Esatto. Cioè abbiamo la semola, in questo caso la manitoba e la farina tipo zero, cioè le farine avanzate. Esatto, le farine che spesso abbiamo a casa. Allora, in questo caso ci diamo delle regole. Quindi qui abbiamo in casa come miscelare a casa una farina forte, quindi una manitoba, con una farina più debole, quindi per torte. Per bilanciarle dobbiamo mettere in pari peso le due farine, quindi andremo a mettere 350 grammi. Quindi non dovete prendere tutti i sacchetti, come vi ho detto prima, e metterli insieme. Li avete, però c'è una logica le nel farine, mettere. A seconda della loro forza, si bilanciano, quindi, ma questo può valere anche in questo quindi caso. Quindi 350 e 350, bravissimo. O 200, 200, bravissima. O 100 e 100. Il consiglio che do a casa è di riuscire a fare il calcolo su un chilo di farina, perché è tutto più semplice. Certo. Però è importante mettere la stessa quantità di una farina debole con la stessa quantità di una farina forte, in modo da avere una farina finale omogenea. E la semola invece? In questo caso la semola, ma questa semola è la classica farina di farro, di riso, di grano saraceno, sia cioè, tutte le altre. Tutte le altre che abbiamo. La regola del 30, ne parlo anche dei miei libri, cioè le farine diverse le possiamo mettere per non cambiare così tanto l'impasto e mantenere una struttura facile da lavorare al 30% massimo. Cosa significa? Che andiamo a mettere su un chilo di farina 700 grammi di queste due farine e poi il restante 30% possiamo divertirci a casa. 300 grammi su un chilo. Esatto. Okay. Possiamo divertirci a casa se abbiamo dell'integrale, se abbiamo delle farine senza glutine. Il 30% non ci va a scomporre il risultato finale del nostro pane. Okay. Quindi andiamo a miscelare queste farine insieme in modo da rendere omogeneo proprio il composto prima di andare appunto col lievito e con l'acqua. Questo vale anche se abbiamo a casa una farina 00 e una farina integrale, metà e metà. In certo. questo caso riusciamo a bilanciare le farine. La ragione nel mondo delle farine sta sempre in mezzo, quindi si dividono e in mezzo rimane sempre la parte giusta. È come la riga in mezzo. Eccoci, poi andiamo a mettere il nostro lievito. Una dose non troppo bassa ma neanche troppo alta, 5 grammi per un chilo di farina che ci permette di fare una lievitazione a temperatura ambiente in giornata. In 6 ore abbiamo il pane in forno. Perfetto. L'acqua. E abbiamo finito anche gli avanzi. Esatto. Poi l'acqua. L'acqua importantissima, anche qui una dose a seconda, abbiamo una... Un composto che è importante non idratare troppo poco e neanche troppo. Quindi andiamo a utilizzare 650 grammi di acqua per un chilo di farina, il 65%, okay. che ci dà la possibilità di avere un composto facile da lavorare e che avrà anche una lievitazione giusta per le nostre 6 ore. Quindi andiamo ad impastare e
Dopodiché andiamo con il sale, dopo circa una decina di minuti, naturalmente qui li faccio vedere uno dopo l'altro, ma è importante che facciamo far assorbire bene tutta la farina all'acqua. Il sale sono 20 grammi di sale e impastiamo. E poi io ti rivedo dopo. Certo che mi rivedi adesso dopo, perché cosa succede? Una volta adesso che hai impastato... facciamo riposare, adesso vado avanti ad impastare e poi facciamo riposare il nostro impasto per 3 ore a temperatura ambiente e poi ti faccio vedere. E poi vedremo, vedremo. Esatto. Sto pane svuota sacchetti. Io continuo i pannellissimi. Allora, oggi svuotiamo i sacchetti. Oggi abbiamo fatto diverse riprese. Sacchetti. Bravissima, abbiamo usato, ripetiamolo, 350 grammi di farina tipo zero, quindi debole da torte, e 350 grammi di farina Manitoba. La stessa quantità le abbiamo miscelate insieme in modo da avere un composto omogeneo. Poi abbiamo messo 300 grammi di semola di grano duro, che può essere sostituita al 30% con tutte le farine che abbiamo a casa, 650 grammi d'acqua, 5 grammi di lievito fresco di birra e 20 grammi di sale. Questo è esattamente l'impasto che ho fatto quando ti ho lasciato e ho continuato ad impastare. Deve lievitare per 3 ore a temperatura ambiente e qui abbiamo il risultato. Il risultato deve venire proprio così. E qui questo oggi non ci serve più. Sì, esatto, qui oggi io faccio 2 pagnotte. Possiamo naturalmente farne anche una, ma diciamo che diventa un po' più grossa e richiederà semplicemente più tempo in forno. Allora, ne facciamo una e te la faccio vedere. Allora, dividiamo l'impasto a metà. Possiamo farne anche una un po' più piccola, questa la facciamo dopo. E andiamo a crearci la nostra pagnotta. Abbiamo un impasto che è idratato con 650 grammi d'acqua per 1 chilo di farina, quindi è abbastanza lavorabile a temperatura ambiente e riusciamo a lavorarlo bene. Quindi andiamo a chiuderlo e andiamo a creare una pagnotta rotonda in questo modo e poi ce la andiamo a proprio semplicissimo. Ma guarda che manualità, lui tocca la, metodo da casa, e diventa subito è proprio perfetto. Facile, la parte bella sta in questo caso sopra e a questo punto prendiamo il nostro cestino per la lievitazione in vimini. Deve essere ben ben infarinato, perché uno degli errori che si fanno spesso a casa è che quando poi è lievitato non si stacca. Gira più La parte brutta, che è questa, vedi, la chiudiamo semplicemente in maniera proprio grossolana, così prendiamo la nostra pagnotta, la mettiamo a lievitare per altre 3 ore a temperatura ambiente, quindi guardate 3 più 3, come si raddoppia, e lei si allarga, deve proprio raddoppiare di volume. A questo punto il cestino ci serve per toccare il meno possibile l'impasto e quindi andare a rovinare il meno possibile la nostra lievitazione con una mano sotto. Il cestino è, ci agevola, diciamo. Esatto, aiuta proprio, sono proprio gli strumenti casalinghi che chi fa panificazione si prende, perché ti aiutano tantissimo, certo. Soprattutto quando andiamo a fare un mix di farine che non conosciamo benissimo. Il cestino ti permette di non farlo spatasciare, come dici tu, spatasciare, e di mantenere bene la lievitazione. Andiamo a fare dei tagli, quindi taglio da una parte e dall'altra e poi, venendo qua, gli faccio come fosse una cintura e poi vado a fare 2 tagli e uno in qua. Quindi ho utilizzato la lama leggermente piegata per quelli laterali e dritta per questi 2. E andiamo in forno a circa 240 gradi per una ventina di minuti, 230, 240, non deve essere una temperatura altissima e così possiamo farlo tutti a casa. E naturalmente, se abbiamo una forma più grande, possiamo Lori, guarda come diventa. No, vabbè, di più, ma guarda come diventa. Eh sì, perché il mix di queste farine ci dà la possibilità di avere un risultato che è super, super bello, ma adesso vediamo anche buono. Ma questo è il profumo, come... Ma è meraviglioso. E qui abbiamo proprio, vedi? Io adoro questi pani da casa proprio, la anche con le farine avanzate. Esatto, con questa è una lievitazione diretta, significa che non abbiamo fatto frigorifero, ma abbiamo fatto direttamente e ci rimane una mollica bella fitta, perfetta per spalmarci i formaggi sopra. Perché ah, no? Ecco. Perché ma lui è piemontese, lo ha detto vale un po' che non porto formaggi, ciala, mettiamo con su. Con i formaggi che abbiamo nella dispensa e quindi esatto. Io te ne metto uno a caso che secondo me... Sì. Ma magari un taleggino, secondo me una ti roba piace. Così, sì, capito? Sì, sì, sì. Possiamo fare un piccolo rinforzo di questo. Sì, bravo, perché poi poi era leggero un po'. Un'altra fetta di pane, che è ancora caldo, e quindi dobbiamo fare attenzione. Cioè, proprio... Che meraviglia, ma è caldissimo. Poi è caldo. Fa caldo, fa casa, fa camino, fa tutte quelle robe lì. Sarà che io adoro il freddo, come sapete. Arriverà e quindi prima arriverà poi. Prima o poi, perché io ho il freddo. Pane e formaggio. Pane e formaggio. Che spettacolo. Vabbè. Pane svuota sacchetti con il formaggio.